Grazie mille. Adesso do la parola a Filippo Pennacchio. Filippo Pennacchio, assegnista di ricerca in letteratura italiana contemporanea all'Università IUM di Milano. Ha prodotto già vari studi molto importanti sulla narratologia. Ricordo anche gli studi sulla narrativa mondiale, statunitense. Ricordo lo studio del 2009 su David Foster Wallace, il romanzo globale nel 2018, l'ultimo libro. Eccessi d'autore, retoriche della voce nel romanzo italiano di oggi. Assieme a Stefano Balleri ho curato Il conoscibile nel cuore del mistero, dialoghi su Gérard Genette di prossima pubblicazione per le edizioni. Filippo ci parla di prima della svolta interiori, menti e corpi in fede e bellezza. Grazie Stefania per l'introduzione. Spero che vediate le slide che ho condiviso, sono un appoggio per il mio discorso. Intanto sono molto contento davvero di poter parlare oggi e di aver modo di condividere quella che per me è una ricerca in corso, una ricerca anzi ancora nelle fasi iniziali, un po' nello spirito del seminario. Oggi vorrei non esporre dei risultati definitivi che non ho, ma mettere in campo una serie di idee e di ipotesi di lavoro su cui sto ancora ragionando. La ricerca in questione riguarda la narrativa italiana dell'Ottocento e più precisamente quello che io ho provato a sintetizzare con una sorta di doppio movimento. Da un lato la progressiva eclissi di voci narranti forti, chiaramente udibili, e che tengono sotto controllo il mondo della storia, dall'altro lato l'espansione dello spazio occupato dall'esperienza interiore dei personaggi, dalla loro esperienza soggettiva, cioè da ciò che pensano, provano e percepiscono. In altre parole, mi interessa ragionare su come lungo l'Ottocento la soggettività dei personaggi sia salita in primo piano, di pari passo al declino di voci narranti forti, solide e autorevoli, posto che ovviamente non si è trattato di un percorso lineare e posto che ciò è avvenuto attraverso varie tecniche. Ecco, oggi vorrei riflettere su questa sorta di doppio movimento partendo da un romanzo che dal mio punto di vista rappresenta una tappa importante lungo questo percorso, e cioè Fede e Bellezza di Niccolò Tommaseo, che ricordo è stato pubblicato per la prima volta nel 1840. L'idea dietro questo intervento è che prima di quella che è spesso definita la svolta interiore della narrativa, cioè quella svolta all'insegna della quale i contenuti interiori sarebbero saliti in primo piano, ecco, prima di questa svolta, collocata grosso modo intorno a metà 800, Tommaseo avesse già lavorato in funzione di quel traguardo. Vorrei ragionare su questo aspetto, ponendomi sostanzialmente due domande prima di arrivare a quella che è una conclusione provvisoria. Le due domande riguardano intanto, in un primo momento, le tecniche narrative attraverso cui Tommaseo ha dato forma ai contenuti interiori dei suoi personaggi. E in secondo luogo, vorrei chiedermi, vorrei riflettere su come il lettore costruisce l'interiorità dei personaggi e ne coglie più in generale la soggettività. Non sono, dal mio punto di vista, domande a cui si può rispondere allo stesso modo e solo in parte sono domande speculari e vorrei cercare di spiegare il perché. Prima di cominciare faccio solo un paio di puntualizzazioni. Intanto non sono di certo il primo a dire che Fede e Bellezza è un romanzo che si incentra sull'interiorità, è un qualcosa che è stato detto molte volte, molti l'hanno sottolineato. Ricordo, ultimo in ordine di tempo, Tiziana Piras, che in un saggio raccolto nel secondo volume del Romanzo in Italia, curato da Giancarlo Alfano e Francesco De Cristofaro, parla esplicitamente di un romanzo psicologico. Il motivo per cui si parla spesso di interiorità a proposito di Fede e Bellezza è dovuto alla trama sostanzialmente di questo romanzo, che racconta la storia di due amanti, Giovanni e Maria, sono due amanti italiani che però sono emigrati in Francia. La loro storia consiste di pochi eventi in senso forte, ma consiste molto dei loro pensieri, i loro rimugini, le parole che si dicono e quelle che non si dicono.
Accanto a questa precisazione ne faccio subito un'altra: non sono nemmeno il primo a dire che per far questo, cioè per raccontare la vita interiore dei suoi personaggi, Tomaseo utilizza soluzioni che non sono quelle ancora dominanti all'altezza del 1840. È quasi vulgata la contrapposizione tra onniscienza manzoniana e la sua rinuncia da parte di Tomaseo. Sfrutto ancora il saggio di Piras per sintetizzare questo aspetto, ma è un qualcosa che si è detto spesso, si è detto moltissimo. Ricordo solo, per esempio, che già Luigi Capuana, nel discutere di Tomaseo, ne parlava come del primo vero verista a indicare che avesse per primo Tomaseo, o comunque fra i primi, utilizzato un modo di raccontare l'interiorità che non era quello ancora dominante all'epoca. Ecco, fatte queste precisazioni, credo che entrambi gli aspetti, cioè Fede e bellezza come romanzo psicologico e rinuncia dell'onniscienza all'onniscienza da parte di Tomaseo, andrebbero precisate, andrebbe detto qualcosa di più su come, su entrambi questi aspetti. Per far questo, per cercare di dire qualcosa di più, metto in campo la mia prima domanda, cioè quali sono le tecniche che Tomaseo ha utilizzato per dare forma ai contenuti interiori dei suoi personaggi. E inizio a rispondere a questa domanda dicendo che effettivamente, se oggi leggiamo Fede e bellezza e lo analizziamo con le categorie che sono già state più volte evocate questa mattina, l'impressione è in effetti che chi racconta faccia un passo indietro, che si defili per dare spazio ai personaggi. Questo avviene intanto in un modo ben evidente. Io proietterò alcuni brani, non li leggerò perché li utilizzo come appoggio. Preciso che ho lavorato sulla prima delle tre edizioni del romanzo e il numero di pagina proviene dall'edizione curata da Gino Tellini per Garzanti. Succede che spessissimo in Fede e bellezza siano i personaggi stessi a prendere la parola e a esprimere a parole i loro pensieri. Ampie parti di Fede e bellezza sono costituite da pagine di diario, frammenti epistolari, confessioni a viva voce, attraverso cui i due protagonisti, Giovanni e Maria, espongono i loro pensieri, utilizzano appunto la prima persona per esprimersi in maniera chiara. Questo brano inizia con un pensai e con l'esposizione, la lunga esposizione, la lunga confessione di Maria rispetto a ciò che sta pensando. Forse è più interessante però, dal punto di vista anche dei discorsi che si facevano stamattina, tener conto che accanto ai brani, ai passaggi in cui i personaggi parlano in prima persona, considerare quello che succede in altre parti del romanzo dove possiamo identificare quello che oggi definiremmo un narratore eterodiegetico o in terza persona. Lascio da parte la questione sul fatto che i contemporanei di Tomaseo non concettualizzavano il narratore nei nostri termini, ma probabilmente pensavano che fosse l'autore a prendere la parola nei contesti in terza persona. Dicevo, in un brano come quello che sto mostrando, i personaggi non prendono la parola, ma il narratore in qualche modo si sbilancia verso di loro. Qui si sbilancia verso Matilde, che è un terzo personaggio cardine nell'intreccio, è amica, confidente sia di Giovanni che di Maria, ma poi si invaghisce di Giovanni, per cui è una specie di angolo del triangolo che si crea fra i tre personaggi. Ecco, il narratore in questo caso, spero si riesca a cogliere, a seconda di fatto ciò che Matilde prova e pensa, lascia spazio al suo punto di vista. Si possono notare il ricorso a verbi come si sentiva, le pareva, scopriva, che sbilanciano appunto la narrazione verso il personaggio. Quel non lo capiva alla fine del brano potrebbe essere inteso come un indiretto libero, in qualche modo Matilde che riflette sul fatto che non capisce Giovanni. Ciò che mi preme sottolineare è che un brano del genere, focalizzato internamente sul personaggio di Matilde, costituisce una specie di pattern. È un qualcosa che si ripete molto spesso, cioè molto spesso nelle parti in terza persona di Fede e bellezza il narratore restituisce in questo modo i pensieri dei suoi personaggi. Ora, accanto a questo modo e accanto
al racconto in prima persona da parte dei due protagonisti, ce n'è però almeno un terzo, che non è meno importante degli altri due. In questo terzo brano, che sto proiettando, la situazione è molto diversa rispetto a quello precedente, perché non abbiamo in questo caso un narratore che si flette per restituire ciò che il personaggio pensa e prova, ma dal mio punto di vista abbiamo un narratore che dall'alto, tra virgolette, guarda verso il personaggio e con parole sue sintetizza ciò che succede nella mente di Maria in questo caso. È come se davvero attraverso le sue parole ci dicesse che cosa lei ha capito e cosa non ha capito rispetto al rapporto che ha con Giovanni, ci dice che è attraversata da molti sentimenti e pensieri, ma non specifica quali sono questi sentimenti e pensieri, e soprattutto nel finale, ve l'ho evidenziato in corsivo, generalizza il contenuto mentale di Maria, quasi come se ciò che il personaggio prova fosse meno importante in sé quanto nell'illustrare una sorta di massima universale. Quindi Maria prova delle cose, ma il narratore, invece che riferircele nel dettaglio, le sintetizza e le riconduce appunto a una sorta di principio universale. Questo per dire che, come spesso si dice, è vero che Tommaseo sbilancia la narrazione verso i suoi personaggi, globalmente svolge questa operazione, però il narratore non si annulla mai del tutto e anzi a volte, come in questo caso, si riaffaccia e fa avvertire la sua presenza. Non sarà più magari il narratore onnisciente tipicamente ottocentesco, ma senz'altro alcune delle prerogative di quel narratore si possono ancora cogliere in questo contesto. Pensato addirittura di farmi un po' del male mostrando il complicatissimo cerchio tipologico di Franz Karsztanzl, che mi sembra sia già stato evocato più volte oggi, ovviamente non lo illustrerò, lo utilizzo solo perché cattura quello che secondo me è un movimento. Con questa freccia rossa ho cercato di descrivere il movimento che globalmente, secondo me, si registra in Fede Bellezza, da una situazione narrativa autoriale, con un narratore ancora forte, si transita verso la più volte evocata situazione narrativa figurale. Però non siamo ancora totalmente dentro quella situazione, come succederà con i romanzi modernisti, ma anche prima in parte veristi. Al di là di questo, o meglio, nonostante questo, secondo me focalizzarsi troppo su questi aspetti forse ci porta a mettere in secondo piano una serie di altre questioni che credo siano molto importanti nell'interrogarci non tanto su come Tommaseo ha elaborato l'interiorità dei suoi personaggi, ma piuttosto ci porta a interrogarci sul modo in cui noi lettori costruiamo l'interiorità di questi personaggi. Se sono andato veloce su questa parte più analitica, evidenziando quella che è, dal mio punto di vista, la dominante formale del romanzo, è perché appunto credo che valga la pena soffermarsi anche su altre dimensioni testuali e per chiedersi come noi lettori ci avviciniamo all'interiorità dei personaggi e come la costruiamo. E nel dire questo, nel pormi questa domanda, mi rifaccio a due ordini di idee. La prima è stata espressa da Alan Palmer, che Sara Sulla, intervenendo stamattina, ha già evocato, che in un libro del 2010 molto interessante ha fondamentalmente sottolineato l'importanza nell'interrogarsi sulle menti finzionali di soffermarsi non solo sugli aspetti interiori, sul pensiero, ma anche su quelli, lui dice, pubblici, sociali e relazionali. Di fondo l'idea di Palmer è che il lavorio mentale dei personaggi lo si possa cogliere non solo focalizzandosi su ciò che loro dicono a loro stessi, ma anche su dei passaggi in cui, per esempio, li vediamo in azione o li vediamo nel mentre interagiscono con altri personaggi. Assieme a questa idea mi rifaccio a un altro concetto
molto più recente che è alla base di quella che viene definita come embodied narratology, potremmo tradurla approssimativamente come narratologia incorporata, su cui hanno ragionato alcuni studiosi, uno fra questi Marco Caracciolo che parlerà domani, per cui i corpi sarebbero un elemento importante rispetto al modo in cui facciamo esperienza dei contenuti narrativi, sia perché i contenuti, quei contenuti li processiamo non solo mentalmente, ma anche mettendoci in gioco fisicamente, rievocando per esempio le nostre esperienze corporee, sia perché i personaggi sono spesso il mezzo, i corpi dei personaggi sono spesso il mezzo che ci consente di empatizzare con loro e anche di costruirli come menti finzionali. Ecco, entrambe queste idee, che ho sintetizzato brutalmente, sulle quali magari poi ci sarà più tempo di discutere, credo siano utili, riprendendo in mano Fede Bellezza, che è un romanzo in cui i corpi hanno un ruolo importante. Sono spesso i protagonisti del racconto, anche se in modi diversi, in almeno due modi diversi, direi, e vorrei mostrare due ultimi esempi per cercare di essere più chiaro, due passaggi tratti dal romanzo. Il primo è un passaggio, che, è relativo a un momento clou, spero di non fare troppo spoiler se qualcuno è ancora oggi interessato a leggere il romanzo, è tratto dalla quinta parte del romanzo, è un episodio decisivo perché Giovanni per la prima volta intuisce che Maria è malata di tisi, una notte si avvicina a lei, erano le 11 suonate, viene detto, le si accosta. Sta per baciarla in fronte, si accorge che lei ha tossito sangue e non appena se ne accorge si accascia, lei lo afferra tra le braccia. Ecco, in questo passaggio, come in molti altri del romanzo, non viene detto nulla di ciò che i personaggi pensano. Il disagio di lei, di Maria, e lo sconvolgimento di lui, Giovanni, sono mostrati. Cioè sono espressi tramite i loro corpi e i loro volti, che sono tra l'altro atteggiati in pose abbastanza stereotipate. È come se tutto fosse già detto attraverso i corpi, che espongono i segni di tutto ciò che avviene dentro, un po' all'insegna di quella retorica melodrammatica di cui aveva parlato Peter Brooks. E così avviene in molti altri passaggi. Le pose dei personaggi e le loro interazioni ci fanno capire molto meglio di tante parole, dette o pensate, le passioni che li muovono. È un qualcosa che succede in diversi punti del romanzo. Non abbiamo i pensieri, abbiamo un corpo che esprime ciò che avviene dentro. Ecco, la cosa interessante però, sensibilmente dal mio punto di vista più interessante, che accanto a passaggi come questo, dove i corpi sono protagonisti, ce ne sono altri in cui abbiamo ancora dei corpi che però sono rappresentati in un modo molto diverso. E questa è la mia ultima citazione, è tratta dalla prima parte del romanzo. La prima parte del romanzo consiste quasi interamente nella confessione di Maria a Giovanni del proprio passato. Questa confessione però è incastonata in due brani in terza persona di cui io mostro l'inizio e la fine. Nella prima frase, come potete vedere, i personaggi non sono rappresentati l'uno in relazione all'altra, i loro corpi non sono avvinti, ma sono distanti, sono immobili. Lei che guarda alle nubi, alle acque del fiume, a Giovanni, lui che rimugina mentre pensa, rimugina pensando all'Italia. Ecco, in questo caso i personaggi appunto sono rappresentati in modo statico, come sono rappresentati in modo statico alla fine di questa parte del libro, di questa prima parte del libro, dove fondamentalmente dopo la confessione di Maria entrambi non si dicono nulla. Cioè, rimangono impassibili. Giovanni non replica a Maria, non esibisce alcun tipo di emozione alle sue parole, ma entrambi sono mostrati nel mentre si mettono in ascolto di ciò che avviene intorno a loro. Osservano il paesaggio, sentono le voci, per esempio, dei rematori, le fronde degli alberi che si muovono, vedono l'erba, i fiori che luccicano,
In questo caso i corpi ricevono dall'esterno una serie di stimoli. Se vogliamo citare Anne Benfield, che è stata già evocata stamattina, qui si potrebbe parlare di una specie di percezione irriflessa a carico dei due personaggi, che si limitano in qualche modo a registrare una serie di stimoli che provengono da fuori, senza che però questi stimoli si traducano in pensiero. Ecco, se nell'episodio, nel passaggio precedente, ci sono dei corpi che esibiscono i segni di ciò che avviene dentro, che buttano fuori ciò che avviene dentro, qui i corpi sono mostrati in modo opposto, cioè sono corpi statici, impassibili, che diventano il ricettacolo di una serie di impulsi che vengono da fuori. Sono due modalità molto diverse che in entrambi i casi, che però convivono e che si ripetono più volte nel corso del romanzo. Questa seconda modalità in particolare è frequente e si associa peraltro all'attenzione che Tommaseo dedica ai silenzi fra i personaggi. In passaggi come questo non si parla, non si pensa, abbiamo solo un lavorio percettivo, i personaggi non si dicono nulla e sembra che appunto regni il silenzio sulla scena. Il rapporto fra i due personaggi è spesso all'insegna di ciò che non si dicono e che non esprimono. Io credo che anche questi silenzi, silenzi di un passaggio come questo, che sono dei vuoti anche di azione, di personaggi, di pensieri, scusate, di parole, siano importanti per costruire la soggettività dei personaggi. Probabilmente il lettore del tempo di Tommaseo coglieva sì le rappresentazioni, i castichi dei corpi del passaggio precedente, ma coglieva anche questo tipo di relazionalità che passa per il non detto e il non espresso, e forse è anche qui che sta la modernità di Fede e Bellezza, nel mettere in primo piano quello che non può essere tradotto in parole. Vado rapidissimamente alla fine per non rubare troppo tempo, perché forse è già un po' sforato. Provo a concludere sintetizzando il discorso e allo stesso tempo lanciando uno spunto e un dubbio per allargarlo. Quello che ho cercato di dire, di mettere in chiaro, è che dal mio punto di vista, per ragionare su come la soggettività dei personaggi è rappresentata in Fede e Bellezza, ovvero come noi lettori la costruiamo, credo sia necessario soffermarsi non solo su come sono restituiti i pensieri dei suoi protagonisti, ma anche su come questi protagonisti agiscono o al limite non agiscono e si mettono in ascolto. Se dovessi sintetizzare in una formula, direi che pensieri, corpi e silenzi hanno la stessa importanza in Fede e Bellezza ed è ciò che ci consente di costruire i personaggi anche come esseri complessi, come menti finzionali. Conclusione provvisoria a cui si associa un dubbio che mi riporta al punto di partenza, poi chiudo. Il dubbio è relativo al fatto che questo mio discorso e l'idea più in generale che Fede e Bellezza sia un romanzo che da un certo punto di vista anticipa la svolta interiore, ecco, ho il dubbio che questa lettura possa essere interpretata come tendenziosa, dove la tendenziosità sta nel leggere un romanzo del 1840 alla luce di quanto sarebbe avvenuto molto più tardi e di conseguenza nel valorizzare certi aspetti e non altri. Più in generale il mio dubbio è quello che cerco di formulare con questa domanda: quanto il modernismo condiziona il nostro modo di guardare all'Ottocento, quanto concepire come un traguardo la narrativa modernista ci porti a cercare nei testi dell'Ottocento gli elementi che ci portano verso quel traguardo e ci porti invece a scartarne o metterne da parte altri che invece dal mio punto di vista sono comunque molto, molto importanti. Forse mi viene da pensare che uno dei modi per affrontare la questione può essere davvero quello di pensare l'esperienza dei personaggi in modo allargato, non vincolato solo al lavorio mentale. Ecco, credo che probabilmente questo modo di leggere i testi ci porti anche a valorizzarne alcune contraddizioni
E questo soprattutto in un arco temporale come quello dell'Ottocento, dove ci sono elementi sì di straordinaria modernità, ma questi elementi si mescolano ad altri che possono apparire più datati. Vi ringrazio.